Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 febbraio. E allora su tutti quanti i giornali italiani, e tra poco vedremo su tutti tranne uno, cioè quello che ha prescritto il cervello, non il governo Bonafede, cioè il Fatto Quotidiano, ma su tutti quanti i giornali oggi ovviamente si parla dell'unica cosa che un giornalista dovrebbe oggi affrontare, cioè il fatto che arriva il virus in Italia. Ovviamente i dati dei giornali sono piuttosto provvisori, però il dato fondamentale è che sono successe due cose. Toc toc! Travaglio si chiama notizia. Lo so che le notizie spaventano Marco Travaglio e il fatto, ma insomma, la gente oggi sta parlando male o bene, e cioè che il virus è arrivato in Lombardia. Non è che è arrivato a Wuhan, è arrivato in Lombardia, nel posto più produttivo del paese, ed è arrivato in Veneto. Lombardia e Veneto sono la macchina economica di questo paese. Hanno messo in quarantena 50.000 persone. Toc toc! 50.000 persone, tu ancora parli della RAI? 50.000 persone in quarantena, è morta una persona, c'è un paziente zero. Tra l'altro, il paziente zero, come posso dire, ha degli elementi di terrorismo dal punto di vista medico mostruosi, perché questo paziente zero, che avrebbe contagiato il paziente 1, un trentottenne in grande forma, che ha fatto di tutto negli ultimi 15 giorni e che oggi è in rianimazione, in terapia intensiva, beh, il paziente zero non ha sintomi, non gli trovano il coronavirus. Sostanzialmente sembra che sia non solo stato asintomatico nel trasmettere il virus, ma neanche si vede più questo virus, il passaggio di questo virus nel suo corpo, dando l'idea che la scienza su questa cosa ne sappia molto poco. Questa è la situazione in questo momento. C'è una seconda persona che dicono i giornali, no, scusatemi, le agenzie in questo momento, che potrebbe essere morta, ma non si sa e ancora effettivamente se per coronavirus o per una grave complicanza influenzale, perché si muore anche di influenza in questo periodo, e se ne muore tantissimo purtroppo ancora in questo paese, lo staremo a vedere nelle prossime ore. Ovviamente l'apertura di tutti i giornali è sui dati di ieri. Oggi si sono aggiornati, sarebbero 30 i contagiati, un morto sicuro, un secondo morto probabile derivante dal coronavirus, paesi completamente isolati, treni che sono stati bloccati, la sindrome e la paura del coronavirus. Dice bene Giordano Bruno Guerri, oggi andiamo ai commenti che sono un po' tutti simili, ovviamente, che cosa volete dire in una giornata di questo tipo, dice: perché la sana paura può evitare il panico. È abbastanza semplice, avere paura è legittimo, il panico forse un pochino meno, no, in questo momento. E in realtà Sallusti la mette un po' sulla politica, e non è l'unico a metterla sulla politica, perché c'è una cattiva coscienza di sinistra che sta zitta e muta. Però devo dire la verità, c'è chi l'ha sottovalutato come me, e me ne scuso, perché fino a ieri sottovalutavo questa roba qui, e tutto sommato voglio capire bene i confini di questa roba. Certo che quando vedi che arriva in Italia, in un secondo passi da 0 a 30, in un secondo passi da 0 morti a 2 morti, beh, insomma dici, beh, allora forse i numeri non sono esattamente quella roba lì. Oppure ce li stanno drammatizzando. Penso che in realtà il tema ci sia. Non ho mai visto in Italia per l'influenza 50.000 persone auto escludersi dalla vita sociale. Non ho mai visto l'esercito a Codogno. Non ho mai visto queste robe qua. Quindi, insomma, un po' di legittima paura, come direbbe Giordano Bruno Guerri, anche nei confronti di uno scettico come me, esiste. Ma il punto fondamentale che dice Sallusti, e dice: ragazzi, ma qua ci avete rotto le scatole dicendo che eravamo razzisti perché attaccavamo con i governatori del nord l'idea che dei bambini che fossero stati in Cina e tornassero in Italia non dovessero andare nelle scuole. Scusate, ma che cazzo state dicendo? Se un bambino è andato in Cina e torna in Lombardia e va a scuola, avevano ragione i governatori del nord, tranne uno che non ha firmato ed era diventato l'eroe dei giornali di sinistra, che dicono: senti caro, a scuola non ci torni. Un po' come non tornano al loro lavoro quelli che lavoravano a Codogno. O no? Siamo razzisti nei confronti dei codognesi? Non penso. È un certo tipo di prudenza che dobbiamo avere. Ma Sallusti aggiunge: i governatori del nord, e la questione del governatore toscano Rossi, che ha detto che 2.500 cinesi non dovevano stare in quarantena arrivando in Toscana. Beh, insomma, questa è una cazzata, perché se quelli non devono stare in quarantena, non dovrebbero stare in quarantena neanche gli amici di Codogno, di quello contagiato. E su questo ovviamente poi le accuse nei confronti del me non simpatico Burioni di fascioleghismo, perché queste cose lui le diceva dal primo giorno. Silvio Garattini oggi sul Messaggero dice: dovere anche dei cittadini di avere un atteggiamento concreto, cioè sapere che se sono andati in Cina debbono dirlo, raccontarlo, chiamare, non fare i fenomeni, non andare in giro come se nulla fosse, anche se asintomatici. Beh, qualcuno di voi dice: l'Italia sarà un lazzaretto d'Europa, noi guardiamo il nostro particolare, il resto d'Europa, in Germania, in Francia, in Belgio, questi casi ci sono, non penso proprio che noi saremo il lazzaretto d'Europa. Tra l'altro,
Voglio dire, stiamo un po' calmi. Paura sì, ma panico no, come dice giustamente Giordano Bruno Guerri. Bekis dice la stessa cosa. Ora finite di fare i pompieri, dice al governo, potevate evitare questi casi. La proposta quindi delle regioni del nord, il caso del governatore Rossi, insomma sulla linea di Sallusti. Devo dire che il governo, tutto sommato, lo può accusare di tante cose, ma non mi sembra che si sia gestito molto male. Molto peggio è la retorica di quelli che dicevano della Toscana, molto peggio il governatore Rossi. Molto peggio coloro che prendevano per i fondelli i governatori del nord. Il governo, insomma, ci avrà tanti difetti, ma in questo caso, anzi, ha fatto più di quanto uno si potesse immaginare. Nel frattempo ci sono anche delle buone notizie. Questo per dire abbiamo paura, ma non panico. Vi ricordate i due cinesi che mi avevano fatto preoccupare, che stavano a Roma ed erano, diciamo, ospedalizzati allo Spallanzani, che tra l'altro è diventato il centro, perché questa è l'altra cosa incredibile, che alla fine le verifiche vere. Verifiche vere si possono fare soltanto allo Spallanzani. I tamponi si possono fare, però le verifiche vere si fanno allo Spallanzani. Ma la cosa straordinaria, sapete qual è? Che i due cinesi dello Spallanzani sono guariti. Il maschio sicuramente, la donna sta in via di guarigione e il terzo italiano sono guariti. Quindi sostanzialmente, diciamo la verità. Questa struttura è riuscita a guarire tre persone e si dice nei giornali di oggi che si potrebbe usare il plasma di questi guariti per individuare una sorta di cura. Boh, staremo a vedere se questo avviene. Nel frattempo il paziente, morto a 77 anni, è stato ricoverato da 10 giorni in un ospedale vicino a Padova in terapia intensiva e per 10 giorni nessuno si era reso conto che potesse essere coronavirus, anche perché lui e il suo amico pensionato che sono in gravi condizioni proprio in quell'ospedale non sono tornati dalla Cina, non conoscevano nessun cinese, chissà chi li ha contagiati. Insomma, c'è una grande confusione oggi sotto il cielo. L'unica cosa che dobbiamo fare è stare un attimo un po' tranquilli, nessun panico, e questo è, secondo me, il pezzo più azzeccato oggi di Giordano Bruno Guerri. Paura, ma non panico. La paura è legittima, il panico no, ma comunque di Quarta Repubblica, ovviamente lunedì ne parleremo a lungo perché la vera fondamentale questione è raccontare. A differenza della Cina, noi possiamo raccontare, a differenza della Cina, noi possiamo certificare, possiamo fare domande e non andiamo in galera se facciamo anche le domande più scomode possibili su questa vicenda. Politica, andiamo velocemente sulla politica perché ovviamente dopo questo sembra ridicolo. Renzi dice, e il titolo più azzeccato è quello del Messaggero, c'è il virus, ora bisogna sostenere il governo, insomma, marcia avanti, marcia indietro, marcia avanti, marcia indietro. Nel frattempo il Corriere Toscano, Fiorentino, fa i sondaggi sulle prossime elezioni 31 maggio in Toscana e dice che il PD e l'Italia dei Valori vincerebbe 47 a 41 contro il centrodestra, ma lì l'Italia dei Valori è l'unico posto in cui Renzi prende voti in Toscana e pare che prenda il 10% rispetto al 32% del PD, il 48% del centrodestra è fatto dal 27% della Lega, dall'11% di Fratelli d'Italia e dal 3% di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle, Emanuele Buzzi, Corriere della Sera, oggi ci spiega che probabilmente non faranno neanche il loro Consiglio nazionale, i loro stati generali, insomma quella roba là per eleggere, per cambiare il futuro di questo partito che si sta sciogliendo, per fortuna, e questo partito probabilmente fino a giugno si terrà Rocco Crimi. Altre questioni politiche da sottoporvi? Beh, insomma, è la nuova candidata, secondo Zingaretti, alla presidenza del Partito Democratico. Intanto, come spesso avviene, dicono e alcuni critici, non è neanche scritta al PD e continuate così, va benissimo, straordinaria, nasce nei laboratori di Vendola, amica delle sardine, sulla sua porta di sindaco di Marzabotto. Cosa ci ha scritto la nuova presidente del PD se dovesse venire eletta? Qui c'è un sindaco antifascista, avete capito? Tra l'altro, visto la sua foto sul Corriere della Sera o su Repubblica, ha una faccia molto simpatica questa ragazza 36enne che potrebbe diventare presidente del PD, ma rappresenta lei, è quella roba lì, è quella sinistra sinistra, una specie di autostrada, direbbe Renzi, per i moderati per scappare dal Partito Democratico. Si chiama Valentina Cuppi, vedremo se è un Cuppi di Zingaretti o diventerà veramente da fuori, out of the blue, la presidente del Partito Democratico. La battaglia per il no al referendum, dove l'ho letta, lo scrive Feltrino, il no al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, è una battaglia contro tutti gli italiani che invece voteranno contro il numero eccessivo di parlamentari. Anch'io ve l'ho già detto come la penso. Io vorrei che ci fossero i 1.000 parlamentari e non i 600. Non me ne fotte nulla che diminuiscono il numero dei parlamentari, non si risolve assolutamente nulla. Diverso se troviamo dei modi per farlo.
persone e far funzionare il Parlamento, ma non cambia nulla. Però io che sono contrario a questo taglio inutile voterò no al referendum, ve lo dico in maniera, sarò l'1% di quella popolazione che voterà no, però vi dico, non facciamo neanche i fenomeni, se poi si tagliano i parlamentari non è la fine della democrazia, Mattia, non è, cioè bisogna essere un po' concreti, non è che adesso d'ora in poi aumenteranno i leader di partito, non è così. Penso, io voto no, ma insomma non mi metto a piangere se vengano diminuiti. L'industria invece mi fa piangere perché il Sole 24 Ore titola anche oggi meno 0,3% il fatturato dell'industria italiana, il che non avveniva da 5 anni. Complimenti, produzione industriale e fatturato sono in un disastro. Banche! Ultime due cose riguardo all'economia. Unicredito, Mustier, il suo amministratore delegato che ha appena fatto il piano di lacrime e sangue, forse se ne va via dalla Banca Italiana e va in HSBC. A quel punto ieri il titolo è crollato in borsa e nel frattempo il presidente della fondazione Compagnia San Paolo, che controlla una parte di Intesa, dice partita Intesa San Paolo a fondersi con UBI, a comprare UBI, parte il risico bancario italiano. Tutti quanti si muoveranno e difatti ieri il Monte dei Paschi di Siena è corsa. Sapete che è dello Stato dovrà cederla nel 2020 la sua partecipazione del 70%, anche lì l'amministratore delegato se ne va, insomma bel casino. Concludo in questa terra di libertà che è la zuppa di Porro e ringrazio tutti quelli che mi seguono su Facebook, su Instagram, su YouTube, sul sito nicolaporro.it, ovunque, su Twitter, tutti quelli che mi seguono, li saluto perché loro mi permettono, grazie alle migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone che mi seguono sulla zuppa, di dire quello che mi pare, non solo nei confronti dell'economia, ma anche dei mostri sacri della moda, quelli che hanno riempito i giornali di pubblicità, quelli che non si può mai toccare, qualcuno può toccare Giorgio Armani. No, quando parli di Giorgio Armani parli di un mostro di bravura. Per me l'uscita che ha fatto ieri di Armani è di un cazzone. Avete presente la parola cazzone? Non è certamente a livello del Fatto Quotidiano che ha messo in prescrizione il suo cervello. Quello è un uomo il cui cervello funziona molto bene. E allora mi chiedo, come fai a dire che le donne utilizzate dagli spot nelle passerelle svestite sono... certa moda stupra le donne. La parola stupro è una parola grave, importante, e l'altra cosa che mi fa venire il sangue al cervello, caro Armani, toc toc. Ma fino a ieri le modelle svestite tu non ce l'avevi? Tant'è che lui dice, anche io ho sbagliato, e a me questi che spiegano la bontà, il successo, la morale, errori mi fanno orrore. Ieri la foto iconica di questa cazzo di sfilate, cos'era? Era la Canalis con le tette di fuori, era non in una sfilata, si presentava. Allora non le facciamo entrare la Canalis, non facciamo entrare le fighe nelle sfilate, e non facciamo, caro Armani, tutte quei 20-30 anni di utilizzo della donna come hai fatto tu, e dell'uomo? Dell'uomo non parliamo? Io oggi vedo solo pubblicità di uomini in slip, quelli non li stupriamo mettendoli in slip, ma veramente vogliamo continuare su questa, cosa ha detto Christian Scanu, te lo dico che cosa ha detto Armani, non rispettano le donne gli stilisti, quando le mostrano negli spot seminude, e soprattutto, e questa è la frase grave, certa moda stupra le donne, e il primo ad averlo fatto, lo ammette anche lui, è stato Armani. Ipocrisia mi fa orrore, chiaro? Orrore. Ma vabbè, comunque non avrò la pubblicità di Armani sulla nostra zuppa e me ne farò una ragione. Ciao ciao.